Ok, vediamo questa casa esaudo contigo. Lamento, no, ayer fui bastante occupato en el día. Abbiamo visto la varia stabilidades, la secolare termica, varios, la stabilità termica, punto di gas di genere, con la varia visione, conectada también con l'itropos, l'instabilità della cappa del Gada, che ha questa caratteristica di essere inestabile, essendo muy delgada, perché la variazione, essendo muy delgada, una sua espansione non causa che abbia un gran cambio nella pressione, però aumenta, insomma, se si espande, ha variazioni con densità che però non sono una dipendenza normale e causa una inversa dipendenza con la temperatura. Questa parte vediamo un poco dopo, che è interessante proprio per avere il modello a pistone menzionato. Ma che todo quello che era direttamente con la dinamica para una stella, si metteva sferica, abbiamo la strumentazione, l'omologia, potremmo correlarlo entro stato antes e después la variazione, compressione o espansione. Quello che noto tenemos è, come abbiamo visto, è che dependendo la relazione entre il coefficiente adiabatico con 4 terzi, perché 4 terzi sia il 4 deriva dalla ley di gravità, principalmente dall'equilibrio statico, e il 3 dalla continuità. Essendo connettato lo DOS, cambiando lo vario, in pratica di cosa è debito a che una sfera in equilibrio statico, dove hai pressione e gravità che è un controbilanza, non è che un numero raro, che invece lo potremmo vedere qua, che teniamo la DOS maniera del 1 esattamente con il livello statico, quindi a un 4, e l'altro con la relazione debita alla densità. Teniamo che se una stella globalmente il coefficiente adiabatico è sempre maggiore di 4 terzi, è perfettamente stabile, teoricamente, sin problemi. Se globalmente il vario punto è uguale a 0, vediamo che è stabile, però in maniera neutra, nel sentito che cada conformazione le causa di stare sempre in equilibrio. Entonces, mentre un equilibrio è stabile, abbiamo visto la pelota che oscilla, entonces se muove, regresa alla posizione di equilibrio anteriore dalla modifica, se contrae, después, allora, se espande, nell'equilibrio stabile, in equilibrio neutro, semplicemente se contrae e si queda lì. Se la cosa è algo che continua sempre a contrarre, la contrarre hasta che si muove, ma no, una pequeña contrazione no, se mantiene in equilibrio, però se che la cosa è, se in alguna parte il coefficiente adiabatico è minore di 4 terzi, va a considerare tutta la stella, perché noi diciamo che semplicemente sia instabile la stella globalmente solo se perché in un punto è instabile. Se lo consideriamo, vamo a avere questo e questo integrale, che è mediato soprattutto dalle stelle, dalla caratteristica dinamica, è negativo, allora sì, sarà dinamicamente instabile.
la stella o si espande, esplota, diciamo in maniera basica, o collassa. All'espansione nada che non lo pare, o un collasso finché lo pare. Che non si può dire, dato la varia lei che può tenere nel core o nell'envelope, tenere che generalmente nel core pesurò fino a un valore más alto che nel sviluppo, e sono causa, per esempio, che potremmo avere che nel core è instabile e causa di conseguenza un'estremità generale alla stella, che sia instabile, mentre che semplicemente l'inviluppo sia instabile, può causare che la stella non sia affettata, ma avere sempre perdita di massa o pulsazione. Mi spiego, vamo via e vamo a comprendere perché vimos anteriormente lo coefficiente drammatico, la teoria atrás, la cosa dipende da sua relazione, la relazione con vari coefficientes, e tenemos, diciamo, questo è finalmente quello che si conosce in drammatico in generale, tra pressione e densità, però lo stesso valore varia a seconda che è pressione e densità, pressione e temperatura, temperatura e densità. Quando impegniamo trasformazione adiabatica, gli altri indices sono uguali, se no potremmo anche avere poco differente. Come abbiamo visto, generalmente per gas ideale questo vale 5 terzi, maggiore 4 terzi sin problema. Para radiazione, gas relativista, di conseguenza anche relativista, va a ser 4 terzi, che custò nel limite, come abbiamo visto. Questo perché, diciamo, caso del gas di genere relativista, in generale, vediamo che lambda tende a 4 terzi, grazie alla relazione perfetta non esiste. Deve essere uno zero assoluto, però sono passa di conseguenza è sempre un poco entro l'os. Da acá si muove hacia acá, perché passiamo dal gas degenerato non relativistico, relativista, a gas degenerato relativista. Però si muove da acá a acá, e come non teniamo una perfetta generazione, è difficile también tenere un gas relativista, perché sono partite come da contenere un gas solo di fotoni, una versione, però non è esattamente algo fisicamente ottenibile. Acercamos, más la buona parte del core, in questo caso, perché è solo il core che, essendo che sostanzialmente denso, va a ser degenerato, e il más che nos movemos, más il core è instabile tecnicamente, con trazione, ovviamente, perché essendo che un core degenerato si forma per una contrazione, perché non hai abbastanza energia per mantenere, perché la pressione di radiazione si attenua, perché la reazione nucleare si apaga, e questo causa un addensamento materiale arriva e di conseguenza non esattamente un collasso, ma un lento collasso. Quando il core lega la massa in centro secca, non è mai possibile per la pressione di generazione mantenere la pressione dovuta al collasso, e questo solo causa
aumenta la degenerazione. Di conseguenza, tendiamo che va attentivamente a quello che è, come se dicevo, una instabilità neutra. Il gas collapsa e si pone mass denso e si calienta. Però, come si è visto anteriormente, il problema di generazione è che non hai mai una connessione buona entre la temperatura e e la pressione. Di conseguenza, hai algo, ovviamente, perché non è che sono perfetta. Abbiamo visto che nella reazione parziale teniamo questa situazione a media, tipo gas ideale con una dipendenza un poco differente che va a mass con la C-Lab, come si vede qua. Il prodotto è NKT e moltiplica 1 mass, questo che entonces va a ridurre la dipendenza dalla temperatura. Perché qua è un T alla 1, quando diventa l'inton, se fa con l'inverso della temperatura, il quadrato della temperatura, e va col quadrato della densità. O va con n alla 5 terza, che è poco meno di n quadro, quindi è similare, con una aggiunta che ne riduce la dipendenza con la densità, e ne dà una dipendenza con la temperatura. Di conseguenza, con il gas di genere non è, ha un comportamento un poco misto, dove l'ovario termino dipendendo da quanto è la parziale, la generazione parziale, o di da un lato o dall'altro. L'altro caso, avevamo visto, erano vario la debattito debito alla radiazione, che se non ho fatto il calcolo, ho fatto esattamente, non è poco interessante, ma avevano estremos, por beta 1, cioè solo gas, teniamo 5 terzi, classico, maggiore di 4 terzi, e sta bene. Quando arriviamo a beta 0, gas praticamente relativista, perché ovviamente si è che la tutta la pressione elimina, anche il T0, tutta la pressione elimina la radiazione, e 4 terzi, una sfera di gas. Ricordo, avevamo visto nel teorema del viriale che per un gas relativista la relazione tra U e peso 1 rho valeva 1, cioè trasvesses, detto era solo anche perché la pressione è uguale a un terzo. Quello che causava nel gas relativista che era di conseguenza l'energia totale era zero. L'energia totale era zero chiede di dire che non è né legato, non è tampoco non legato. È in situazione intermedia che, vista come tipo di orbita, è la parabola. Quindi un oggetto che può diegare all'infinito come detto a zero. Ma diega all'infinito se serve se va. Non è esattamente legato, però dal punto di vista può evitare pensare a situazione intermedia. Quello che tenemmo non abbiamo visto tenemmo lo gamma 1
quello possiamo densidad, entonces interesa, tenemos los dos casos, con el otro, como se decía, la gamma va a infinito, esto porque la il coefficiente valore specifico a pressione costante se va all'infinito e il gamma dipende da questo. Quello che otteniamo è un'estremità della parola espansione, principalmente noi che se mentre il caso del relativista degenerato era instabile para non instabile, stabile neutralmente con la compresión, perché si forma con la compresión di algo, perché necesitamos che la densità suba e di conseguenza il más sube la densità, más diventa degenerato e más diventa relativista. Entonces è necessario che haya una certa maggior contrazione, ma in quello stato. Nella zona di radiazione invece è che hai una forte produzione di radiazione, entonces diciamo quando la pressione di radiazione ha una forte produzione di energia, e di conseguenza algo che tratta, che si acerca esattamente alla zona di Hamilton e tratta di espandirla. E di conseguenza possono ottenere massa, perdita di massa, che vuol dire un raio molto grande o mala massa molto grande. Otro, l'ultimo caso che non si aveva visto era nel caso della ionizzazione. Poi un calcolo abbastanza largo che non si levava ad algo, non mostra direttamente, ma esattamente questa formula, come dire, è algo non esattamente lindo a vedersi. Però a quello che non interessava era, diciamo, il comportamento che lo era bene la fenomeno del SAR. Quello che si notava era che la ionizzazione con X, il grado di ionizzazione, che vuol dire quanta particola ionizzata, quanto è l'elemento di l'atomo ionizzato rispetto all'atomo non ionizzato, principalmente generalmente in questo caso è quello che interessa más, è l'idrogeno ed elio, che sono quello che sono más incandidati, quindi collaborano más, ma mi aumenta la ionizzazione, massa ottengo aumento il numero di particola, más tengo le combinazioni, entonces mi si cala ovviamente il grado di ionizzazione e diminuiscono il numero di particole. La ionizzazione può essere sia per fotone che per collisione, ovviamente, perché un forte urto a un entre atomos può dare energia sufficiente all'elettrone per scapparsi. E passo da una a due particole, se no da qua da due a una particola. Hai acá e mi dipende dalla pressione, dall'entità, dal potenziale entre lo dos, con che mass che aumenta la ionizzazione, también questo cresce, di conseguenza hai la varia situazione. Che mass mi aumenta la pressione, come potete vedere, mass diminuisce questo, e questo quiere dire che también va. Se la pressione aumenta tanto, mentre cresce la ionizzazione. Questo perché aumentando la ionizzazione è una causa un aumento della densità. Io se compressione, aumenta la pressione, aumenta la densità, il grado di ionizzazione diminuisce e il numero di particole diminuisce perché è una combinazione che si aumenta. Se teniamo un'espansione, non teniamo l'opposto. Con diciamo, il numero di particola che va con l'opposto della densità. Ok.
Vamos a ver el confronto, teniendo lo que pasa si no tenemos un cambio para la ionización, que es decir que el gas es totalmente ionizado o no hay suficiente energía para ionizarlo, o por lo menos la ionización no hay variación. Por alguna razón no me queda. Si el número de partículas se mantiene constante, hay una compresión. D pasa a D' que es menor de D. Tenemos esta relación y vamos a ver el confronto fra cambio solo presión y volumen, no hay cambio de temperatura. No hay intercambio se llama la fórmula antes, después. Dividimos entre dos. Digamos, hay una práctica, una ecuación de homología, como te decía, porque hay una relación entre la presión, como varía en dos situaciones, y el volumen, como varía. Lo que vamos a ver de consecuencia es que, siendo que el volumen después es más chico, porque la compresión, la presión después, la compresión tiene que aumentar. Con un valor inverso di quanto si è comprimito. Vabbè, tiene también un sentido, lo vamos a ver acá, che la pressione è inversamente proporzionale al volume. Di conseguenza, la variazione della pressione tiene che essere l'opposto della variazione del volume. Vamos a considerar qué pasa si tenemos ionización. Entonces, que la número de partículas depende del grado de ionización. Tenemos la compresión, como antes. Pero en este caso, no solo tenemos que el volumen decrece, sino tenemos también que el número de partículas decrece, porque hemos visto que aumentando la compresión causa mayor probabilidad de que haya la recombinación, de consecuencia, perdemos número de partículas. Hagamos lo mismo, solo en este caso el número no se queda, son diferentes. Separamos, entonces tenemos esta parte con esta parte. Número después es menor que antes, de consecuencia, esto es menor. Che 1 V su V' es la variazione de presión da P' P0 P'0 P0 che es la come es el rapporto come me varía se puede decir la presión nel caso sin ionización y siendo que esto es menor que 1 quiere decir che ora il cambio relativo tra la pressione post-compressione e ante-compressione è minore che il cambio sin tenendo che cambia la ionizzazione. Di conseguenza, la pressione a causa della ionizzazione aumenta meno. Dal punto di vista tiene sentito perché si considera che parte di quello che mi dà la compressione è perdita per la ionizzazione, per il cambio. Di conseguenza ne è un effetto. Di conseguenza possiamo vedere che come varia con la ionizzazione è minore nel caso usuale, quindi vuol dire che già possiamo comprendere che il nostro coefficiente adiabatico sarà minore nel caso ideale. Di hecho, come abbiamo visto, possiamo semplificare la formula tan complicata di antes, che era questa, chiamandola questo A e questo B. 5 terzo más A por esto
trasmettere tutto il resto. E lo potremmo vedere che ovviamente è una parabola, di conseguenza sta il suo minimo al centro, che è con la realtà della ionizzazione, viene sentito, perché diciamo quando è totalmente ionizzato e quando è non ionizzato, ovviamente non ionizzato, un comportamento similare da gas dove la ionizzazione non influi. Perché poi ha il tono ionizzato, entonces, se cambia non è un gran cambio, andiamo a parte, mentre al centro, dove il mass, potremmo essere, invece lo dobbiamo vedere, che è completamente ionizzato, non, totalmente non ionizzato, il gamma è lo mismo, 5 terzi, se invece andiamo a calcolare al suo minimo è 1.21 che è minore di 4 terzi. È un 3.6 terzi. E in generale possiamo avere per ionizzazione, la ionizzazione entre un punto 18 e punto 32, posso notare che è abbastanza simmetrico perché sta in una funzione simmetrica, va a essere minore di 4 terzi. Di conseguenza è abbastanza grande perché diciamo ha solo il 40% del grado di ionizzazione che stiamo a fuori. Generalmente con la presente ionizzazione potrebbe causare un serio problema. Ovviamente questo vale per qualsiasi cosa. Quando non teniamo un cambio di causa di quello che teniamo una del numero, tanto in tipo la reazione nucleare. Perché dove diciamo hai una reazione dove una particola reaziona con un fotone o con energia e ne causa tenere due particole. In conseguenza può essere una fotodisintegrazione, produzione di parejas. E staria anche la spallazione e la fissione, solo che non passa tanto in realtà. E di conseguenza la principale sono le ionizzazioni nella parte esterna, mentre nella parte in massa interiore del nucleo potremmo tenere la fotodisintegrazione e produzione di pareja. In realtà la produzione di pareja può passare anche nella parte un poco più esterna, perché quando questo necessita che il fotone sia sufficientemente energetico e questa è una stella molto massiva. 100 massa solare no è algo tan raro che tengamos a tener esta situación. E diciamo, quando non si riguarda con la ionizzazione, principalmente l'idrogeno e l'elio, principalmente, è quello che non causa principalmente la varia pulsazione della stella, con un tempo idrodinamico, il famoso che per Rho, un mezzo, dove vanno a avere e meno meglio, ecco, ricordavo corretto, perché esattamente mas è denso l'oggetto, minore sono le pulsazioni. Che, acá un esempio,
El sol es más o menos 17 minutos para una red giant, que son bien expansas, alrededor de 100 veces el rayo del sol. El sol pasará a ser una gigante roja y va a tener un rayo que será 100 veces más grande, entonces obviamente mucho más menos denso, y como pueden ver, se pasa de 17 minutos a 18 días, en un, por 60, por 20, por 24. Quiere decir 1.500 veces más el cambio de largo. La densidad va a ser bien menos densa, mientras se va a ver una nana blanca, que para ser nana blanca gas degenerado tiene que ser una densidad mayor de 10 a la 7, vamos a tener solo 4 segundos. Esto es mucho más, más rápido. Generalmente, punto, las transiciones son más en el desarrollo, entonces una densidad más baja, las pulsaciones nunca son muy tan frecuentes. Generalmente, la mayor parte son a los de la hora, que mayor creo que sea el sol. Y el sol es un poco menos, si me recuerdo, de la banda de estabilidad. Entonces, hay algunas estrellas en el principal donde hay pulsaciones. Esto debido a la estabilidad debido a la ionización del interior. Y todo este tipo de veremos o alrededor de las efeides y hay mucho más varios casos. Lo caso más extremo es donde la banda de estabilidad con la ionización llega hasta a la parte alta de no tanto de gigante roja, más super gigante roja, como la Miracetti, que tiene el periodo de 1000 días, 3 años. Es bastante simple que seguir a ver su evolución. Se demora mucho tiempo en la expansión, en la contracción, porque la densidad es muy baja, de consecuencia. También una onda de presión se propaga de manera lenta. Okay. Ahora vamos a ver la última parte de este primer módulo que nos lleva a una delle más importantes parte de estudio por la estructura de una estrella, que es la convección, que es un hecho de estabilidad, porque se instaura con estabilidad local, pero en realidad la cosa principal es su trabajo, que es quello di trasportare energia. È una della migliore maniera per trasportare energia, che può essere molto efficiente e di conseguenza è ben studiata. Lamentabilmente non è così sempre ben conosciuta, non è facile comprendere esattamente come la convezione dentro una stella, sarebbe la convezione classica. La olla che ierve. Io tengo mia olla, tengo l'acqua, hago calentare e hai l'acqua che ierve. Pongo sì che mette il pone sempre al centro, ma in realtà al finale in realtà è sopra prede, perché quando io caliento tengo tutta questa parte más calda, di conseguenza il más generalmente si muove in questa maniera. Se tiro la pasta, vede che la pasta si punta alla parte esterna, non all'interno. Se il tappo è difficile sapere dove va a averla. Da un punto di vista si può comprendere di dove sale la convezione. Se tiene a hervir algo, che sta una olla muy
llena, ve que se, después un poco que está bien calentada, se mueve en la manera para apagar la convección, que apagar el fuego. De consecuencia, disminuye la cantidad de energía que se está alimentando y que desea un gradiente de temperatura. Prendo meno a que si il gradiente è meno. Otra cosa che puedo hacer è che se non sta haciendo mucho e tapo, questo un poco más velocemente se comienza a hervir, a mover, a tener la convección, perché tapando bloqueo non hay una perdita di calore. E di conseguenza il liquido logra calentarsi más facilmente, hasta che al fondo è tan caldo che se vuole. Conseguenza, la convenzione, se potete ben comprendere, tenemos che studiarla in base a cosa non scalienta il gas, e di conseguenza al trasporto radiativo. Generalmente il convettivo, dopo non visto, potremmo unirlo dos nel CA, di conseguenza questa relazione vale muy bien sia per il trasporto radiativo che conduttivo. Ma conduttivo generalmente non è molto importante, nel solo nel gas degenerato. Di conseguenza teniamo questa relazione entre luminosità, compacidad, rayos, e dall'altra parte la gradiente di temperatura, la temperatura, densità. Teniamo, come si è sempre detto, la nostra importante cosa, che il gradiente della temperatura e l'opacità mandano una certa luminosità e flusso che passa, questo è il flusso, luminosità su energia, punta di tempo, punta di superficie, e L è la luminosità, e anche una certa energia che tiene che essere movina, e una certa opacità, determinano una certa quantità del gradiente di temperatura che è necessario para che questa luminosità si muova, che tenga un flusso sufficientemente grande para mover tutto. Però, come abbiamo visto sì, intuitivamente a quella che è la nostra esperienza, ovviamente non può il gradiente aumentare quanto chiedo se si calienta demasiado. Dopo un certo valore, la convezione parte a cavalcare e si muove, e ha una stabilità. La convezione è una densità dinamica, però non ha conseguenza che ne distrugga la cosa. Generalmente, invece, tiene una quantità di movimento di massa totale zero. Generalmente l'effetto principale è che un buon trasporto di energia, dobbiamo avere, ma al final non dettaglio esattamente nello vario perché potremmo avere una convenzione interna e una convenzione esterna, ma más che tutto è un perfetto meccanismo di mescla. La convenzione, quando è attiva, mantiene praticamente omogeneo il gas, entonces, dove hai la convenzione, la nostra composizione è perfettamente uniforme. Uguale in cada punto perché è come facciamo con una cuciara mescolando tutto il tipo. In questo caso, praticamente, come se ne sia, non tengo un movimento perché la convezione tanto me sube, tanto me baja. Tenemos partes che suben e parte che baja. E di conseguenza hai un remescolamento, e al fine del remescolamento non hai un flusso netto della massa. Che si può descrivere in questa maniera, chiarendo la divergenza della massa per la velocità, che è zero. Le base si basa sopra la forza Archimede, buoyancy force, non so come in spagnolo, dipendendo dalla densità, che è uguale esattamente alla differenza di
densidad de la varia parte por el volumen por la aceleración de gravedad. Con la aceleración que se obtiene, se puede ver como el valor absoluto de la variación de densidad sobre la densidad por la gravedad. Esto ovviamente, densidad sobre densidad mi da un valore adimensionale. Come si basa? Tenemos una situazione, posizione 1 más abajo e 2 más in alto. In 1 tenemos una pressione densidad R1, pressione P1, in 2 R2, P2. Un elemento nos passa da qui abajo hacia arriba e muovendosi la presión va siempre a ser constante, se mueve, tiene que tener en equilibrio de presión. Eso quiere decir que su velocidad del liberatorio del sonido no tiene una protección ultrasónica. Se mueve lentamente, de consecuencia sube y hay una. Finalmente se adapta cada vez a la nueva presión. Y no hay cambio de intercambio de materia o intercambio de temperatura de calor. Esto porque generalmente el tiempo escala termodinámico generalmente es mucho mayor de quello dinámico. No se cuenta del tiempo que se mueve de 1 a 2, no ha tenido tiempo para intercambiarse con el calor. Entonces el cambio de calor cero entre el proceso de abajo. Quiere dire, classica regola entre T e Rho. Passa da qua, va arriva e che passa? Se l'elemento va da 1 a 2, visto che la pressione diminuisce, come abbiamo visto, gradiente negativo, temperatura o di pressione, il minore. La pressione è minore, l'elemento si espande e diventa meno denso. Se la pressione di questo elemento va a essere maggiore di quello che sta fuori, dell'equilibrio, dell'ambiente, la forza va in sì, va a ser menos de cero, porque vamos a ver, puesto acá, entonces la diferencia menos rho es menos de cero, entonces el objeto, la fuerza va hacia el bajo, el objeto rebaja inmediatamente, sube de poco, pero rebaja inmediatamente y tenemos una estabilidad. Se invece llega e la densità continua a essere minore di quella fuera, la forza che empuja va a essere positiva, dovuta alla presenza di densità, e entonces continuerà ad aumentare sul movimento e tendremo una stabilità al sistema. Vamos a ver in che situazioni può avere. Come abbiamo detto, non vamos a tener un cambio di calore, di conseguenza il processo è adiabatico. Di conseguenza mi elemento, la pressione e la densità sono connettati da una relazione di tipo adiabatico. La stella testa. Questo siamo nel diagramma así, densità, pressione. Teniamo la pressione acá arriba, 1 e 2. Vamos para afuera, la pressione decrece, entonces pasamos da 1 a 2. En rojo, acá en el medio, es aquello que pasa per il nostro elemento, perché
È un processo adiabatico e strettamente si muove le conseguenze di questa maniera. Si muove sopra questa linea, che è la linea di una trasformazione adiabatica. Ora, da P1 a 1 ad os, P1 e P2, la relazione dentro l'os, dipende dalla situazione che teniamo. Può essere adiabatica, también, può essere da una relazione massa che adiabatica o meno che adiabatica. Il gradiente potrebbe essere meno di quello adiabatico o massa di quello adiabatico. Di conseguenza, se l'ambiente, l'environment, è meno fuerte, il campo, di quello adiabatico, quello che vamo a ottenere che la pressione del sistema va a essere minore da quello dell'elemento. Entonces, quello che teniamo, che l'elemento lega, pesa más e recale abbacco. Hai un pequeño movimento, non è la convezione. La convezione tiene che essere muoverne bastante. Generalmente, quello si suppone. Nella convenzione generalmente si habla tutto con largo di scala lambda grande, che è sia la dimensione dell'elemento, che la distanza percorrida. Di conseguenza stiamo parlando di cosità non esattamente cica, sono cellule abbastanza grandi. Perciò, mirando la superficie del Sole, vediamo come granos, che sono una parte dove hai il mass brillante perché la convenzione non si lleva hacia nosotros, lleva mass calore, e un'altra parte dove se baja, che è mass fria, e risulta mass oscura. Di conseguenza, se l'elemento di una certa dimensione non può muoversi liviamente, questa non è una convenzione. Quello che è la convenzione è che da qua llega a qua e poi regressa a qua. Viene a tenere più o meno il suo movimento nella dimensione dell'elemento mismo, entonces, muoversi in maniera sostanziale. Se invece quello che tengo che il gradiente è molto più forte che quello adiabatico, acá, sperando che pressione densità lo può se è massa che adiabatico, deve essere la linea massa ripida, quello che ottengo è che la densità risulterà a essere dell'elemento mass minor che afuera, e di conseguenza voglio tenere la fase di stabilità. L'elemento si muove, muovendosi hacia arriba, invece di essere replicato abajo, incontra una zona non favorevole al movimento e viene impugnato a una massa arriva. E questo va a installare. Di conseguenza, potremmo fare il nostro calcolo. Abbiamo la delta T, P2 meno P1, valore assoluto. Tanto sappiamo che afuera è in realtà, diciamo, afuera è minore, entonces si dovrebbe ponerle, quello interessa. E questo. La densità che ottengo è data dalla Rho1 meno la gradiente di distanza con la pressione per la pressione. In questo caso abbiamo stabilità Rho dell'elemento meno quello della afuera maggiore che 0. Quindi
esto è minor che 0, abbiamo visto in questa parte, è meno pendente, abbiamo la stabilità. E di conseguenza, per avere la stabilità, vamo a sostituire, a avere nella varia parte, la variazione della adiabatico e quello dell'ambiente. Lo potremo chiarire, non derivata della densità sopra la pressione, ma pressione sopra la densità, in questa maniera, e quello che ottengo in conseguenza che la relazione tra pressione e densità per l'ambiente, per l'environment, tiene che sia minore di quella adiabatica. Gamma 1 lo definiamo in questa maniera, è scritto así, e di conseguenza tende che sia minore di quello adiabatico. Dopo abbiamo questa varia relazione. Poco interessante, l'abbiamo già visto nel caso che sia il gas, praticamente solo che sono dei gas che importa, le varie relazioni sono uguali. Generalmente quello che si usa come rappresentante è questo, il gamma dos meno 1, il gamma dos, che è il gradiente riferito, usa principalmente che è in pratica la gradiente del logaritmo della temperatura per la derivata del logaritmo temperatura e del logaritmo della pressione. Che non, in questo caso tiene che essere minore del coefficiente adiabatico alfa meno 1 sopra alfa, perché quando è adiabatico questo tende al suo valore gamma dos, questo sono il valore h esatto. Dovevamo ottenere. Di conseguenza, tutta la condizione che non causa che il gradiente adiabatico se vai a diminuire, e abbiamo visto uno, principalmente la versione di pressione, la una ionizzazione di questo tipo. Vanno a casare una maggior facilmente se abbiamo una instabilità alla convezione, di conseguenza non permette di avere facilmente una convezione. Di conseguenza teniamo gas parzialmente ionizzato, non totalmente, il diagramma visto è a metà, è 50-50, è una versione massa estrema, e la nel caso che la beta non sia prossima a 1, perché nel caso che si va a 1, lo vario, tutti i 3 sono uguali e sono simili. A parte nel B che tende a 0, teniamo questo non ho capito perché ho scritto questo. Vabbè, non ha importanza. Il concetto è che noi possiamo scrivere le cose, quindi che non sto na,
tabla, mi pare, è minore del coefficiente adiabatico meno 1 sul coefficiente adiabatico. Il ricordo come era, lo potremmo scrivere in maniera aperta, e di conseguenza quello che ottengo è che il meno gradiente della temperatura è minore di questo, meno il gradiente della pressione. Questo mantiene il segno, ricordarsi, perché questo gradiente sono negativo, in conseguenza meno gradiente è positivo. In conseguenza, se moltiplico, non mi si cambia il segno. E T ovviamente sono positivi. Di conseguenza, teniamo questa relazione, che il massa entra lo vario del gradiente. Mas tendiamo a considerare che hai un trasporto radiativo, perché quello sempre che funziona, è un equilibrio statico. Il trasporto radiativo, dice la relazione sopra il gradiente della temperatura, meno gradiente della temperatura, l'equilibrio statico mi dà informazione sopra il meno gradiente della pressione. Ponendolo dentro, quello che ottengo è questa relazione, che la potrò scrivere in questa maniera. Che la luminosità per l'opacità, K dell'opacità, tiene che essere minore di questo valore. Riscrivendolo, muovendolo un poco, così teniamo questo 16 questa parte, e la terza e la quarta, che è la mia pressione della radiazione, sopra la pressione totale, quindi forse uno meno beta. Le 16 di greco 4 e 4 lo pongo dentro, e quello che posso scrivere è in esto. Perché? Siamo l'unicità per l'opacità che tiene il valore di esto. Esto non è nada más che l'unità di Hamilton per il K. Ma ovviamente, se qua abbiamo l'unicità per un'opacità, H sono coefficienti. Que no tiene dimensión, acá debe faltar un K. Entonces, creo que decía, cuidado, porque, por ejemplo, usted había equivocado el poder de una opacidad, no es una excusa, porque es obvio que aquí me falta una opacidad. Y además, usted tiene que saber que la unidad de Hamilton depende de la opacidad, y aquí no tenemos opacidad. De conseguencia, e precisamente lo dico, se voi talvez non ascoltate la classe, non è il problema. Questo termine, acá, entre parentesi, tiene vari valori, che diciamo, se va prettamente radiazione, va per più o meno 1, se invece sono dei gas, solo gas non è radiazione, questo si pone a 0. E questo già nos hace comprendere un hecho, che la luminosità per l'opacità tiene che essere minore di 0 perché sia stabile. E perché questa è la condizione per la stabilità, che il gradiente sia inferiore al gradiente adiabatico. Questo non hace comprendere che l'estremità della convenzione può chiaramente más. E facilmente, quando hai il gas presente, è más facile che si attivi. E altro hecho, antes che si attivi la instabilità dovuta alla di Hamilton, piuttosto che la pressione di radiazione, empuja tutto il gas in generale e lo fa espandere, la convezione entra dentro e di conseguenza nos va a trasportar bien un gradiente de la energía. La cuarta de energía quiere decir transferir energía desde abajo a desde arriba, entonces el gradiente de temperatura va a bajarse, y de consecuencia la luminosidad es menos necesaria. Se atenúa la luminosidad,
hai también una, diciamo, una differenza temperatura menor, il gradiente si attenua e di conseguenza hai una pressione di radiazione minore. Maggiore arriva. Se hai un equilibrio. Ma che todo possiamo averla la varia situazione. Quando vamos a tener convenzione? Specialmente dos casos, perché tenemos un usato opacidad che tiene che essere minore di acá, non la sabiendo por esto. Entonces, una pasada muy fuerte, esto quiere decir e sono varie fonti di opacità quando il tuo scattering è forte, ma non tanto. La parte che más nos causa opacità è acá, la boundary bound, che quiere dire necessita di temperatura bastante más bassa. Ovvero, l'opacità ha un valore acá bastante meno e acá sempre che va a essere más fuerte. Entonces, nella parte esterna del sviluppo, vado a tenere l'aspetto más esterno, vamos a ottenere un punto non del bound free o presente ionizzazione, vamos forte interazione entre materia e radiazione, vamos a ottenere la convección. También perché se hay una forte interazione radiazione con la materia, quiere dire che la luminosità tiene difficoltà a salire. Gradiente è questo. Se io aumento la dato un certo gradiente, se io aumento l'opacità del bassa. E quiere dire che mi si accumula l'energia. Facilmente. Se la luminosità invece è molto forte, è un'altra ragione. Perché può essere molto forte? Perché teniamo processi quema con alto nu. Questo può essere entonces un nucleo che stiamo chiamando l'idrogeno con il ciclo SN, che abbiamo visto che lo tiene abbastanza alto, a más de 10, o la quema nelle varie shell, nella superiores, che è l'idrogeno in shell che también va con il ciclo SN, o la quema dell'elio. Adelante. Aunque esos son bastante diferentes, más delgados, porque la dependencia es tan fuerte que generalmente más se abaja un poco, muere rápidamente. Principalmente, y hay todo lo vario estado, pero digamos, tenemos lo vario, posibilidad de lo vario convección, exactamente con un core que produce mucha energía. Entonces, estarán core estelar masivas o la fusión de la shell que también está fusionada que va a causar exactamente donde la epsilon va a ser muy fuerte debido precisamente a esto. Lo hemos visto y, por ejemplo, en el modelo el Found Source, quello de Coulomb, viene llamado, se ha calculado la null valor per instabilidad, se recuerda. E di conseguenza teniamo una varia considerazione, scattare di Thompson, parte interna, che di conseguenza tiene essere maggiore di 3-4, o una opacità di Cramer, di conseguenza una maggiore di 8. E di ciò sono conferma che potrebbe il ciclo SN, perché il 3-4 è con la ciclo, la catena PP esattamente agli A, sarebbe più maschile.
Nel caso che l'ambiente sia quasi 1, di conseguenza la pressione sia quasi completamente dovuta al gas, e ma spazio di tenere un'instabilità. Quiere dire che también hay una non fuerte produzione. Dalla relazione quadratica sappiamo che la beta è relazionata con la massa, di conseguenza la avremo vista. Per tenerlo a casa, tiene che essere macito, vabbè, in questo caso beh, si nota poco, ma se cerca. Però quello che vamo a vedere è che quando teniamo estrella del minore della massa solare, la luna meno beta è invece un masso meno zero, di conseguenza vamo tenendo una convezione. Per esempio, se questo è prossimo a zero, il limite per la convezione è praticamente zero, perché vamo a passare a K il Eddington onesto. E questo cosa va a dire? Che stelle di massa chica sono massa instabile per la convezione, e specialmente nella parte esterna. Di hecho, il Sole tiene solo 5% della parte esterna, dov'è la convezione. E come dicevo, non si nota, perché osservando la superficie del Sole notiamo dove ha la cellula di convezione che sale e che va. Però principalmente la parte interna è radiativa, perché non è sufficiente per producere un'instabilità radiativa. La materia di genere invece è abbastanza stabile, perché è estremamente conduttiva, di conseguenza la capacità, per comiglia, quella riferita alla quanto l'opacità è un ostacolo per la diffusione. Di conseguenza, massa è facile di fondere, perché la conduzione di calore, il trasporto di energia è la diffusione. Masse Más forte è il trasporto, minor è la opacità a questo fenomeno. Di conseguenza, teniamo questo molto più chico, e per un trasporto, di conseguenza, è molto più efficiente. Questo, diciamo, le basi. Essendo che è molto chico, questo misma condizione mi permette di tenere una velocità molto più forte, per portare molto più energia, o tenere un radio più chico. A parità di condizione, si riduco l'opacità, potete tenere un radio più chico o una velocità più alta. Mentre se tengo una forte opacità, vuoi necessitare un radio maggiore. E questo è ciò che vedremo in. Además, non sono stabile per il nucleare. Teniamo una reazione nucleare stabile, di conseguenza, una vez che parla di reazione nucleare, la situazione o esplota o la degenerazione si sa. Di conseguenza, non hai questo problema. Non a caso meno. Quello che non si ha forte buon trasporto, ma non hai una forte produzione di energia. Come se vamos a ver las dos distinciones, bueno, antes miramos también esto, que es la varia
no, relaciones, lo sviluppo diagrammatico, quello dell'elemento che sube, l'elemento medio, pixel che sia radiativo. Quello che ottengo di conseguenza è che la Se questo è l'opposto, di conseguenza la se va se eccessivo, la parte si intenderia al pixel radiativo è quello che in teoria sarebbe necessario con trasporto di tutta l'energia con radiativo. Quando questo supera la parte adiabatica si instaura l'elemento. Quello che ottengo è che di conseguenza la slope sarà massa adiabatica, ma non a certo punto perché hai un forte trasporto e tenendo in questa situazione. Ma a molte volte questo cambio deve dare un ciclo. Potremmo tenere dos partes, una interna e un'esterna nella convenzione. Nella parte interna vamo a tenere un effetto estremamente molto efficiente, di conseguenza il gradiente è esattamente quello adiabatico, il gamma è praticamente quello adiabatico perché trasporta in maniera estremamente efficiente, trasporta molta energia, di conseguenza è il flusso necessario per mantenere la convezione. Non logra a creare molto materiale. Proviamo a avere nella varia relazione. Pressione, vabbè, come già visto, pressione, densità, temperatura. La pressione più o meno è quella misma dell'environment, perché va in equilibrio la pressione, quindi delta T è 0. Quindi la è questo, e possiamo riscrivere la differenza delta T su T in questa maniera, con la luminosità, il lambda, che è, come si sia, il tipico dimensione dell'elemento della sella, che si muove nella convezione, ma también è il tamaño di quanto si sta muovendo. Adesso penso che sia l'insieme. Con la varia U che è interna e il movimento, la velocità è proporzionale e non va a essere meno della velocità del sonico. No, potremmo ricordare che cosa è questo. Mamma mia, angolo interessante. Ah, vabbè, a caso sono vario calcolo che poi tanto farà mostrare quanto è la differenza di temperatura con l'altro. Rispetto al gradiente, che è un ciclo, di conseguenza il gradiente è bastante quello adiabatico nella parte interna e abbiamo di conseguenza una reazione politrofica sempre nella parte esterna. Invece teniamo che la energia interna appunto la massa per la massa è minore e il gradiente va a essere maggiore di quello adiabatico come si aveva mostrato nello schema anteriore. Ok, sono più o meno quasi un po' come qua. Quello che ottengo, che questo sono
variaciones de cuánto me varía la temperatura. Puedo ver una parte interna mucho menos de cuánto me la variación del gradiente de cuánto es la el cambio de temperatura, el lambda por esto. La ventana respecto al sonido es mucho más chica, acá va a ser mucho más cercana, también porque las necesidades son diferentes. La velocidad con el ver, acá son un par de 100 metros al segundo. Acá se habla en kilómetro al segundo. El tiempo para moverlo en días, al menos en la parte externa, más de minutos. A más que todo, esto gamma que es de eficiencia y extremadamente eficiente la parte interna que la parte externa. Non si spiega, diciamo, ha una particolarità di conseguenza che la convezione interna di una stella estremamente efficiente non permette di avere, per suerte, uno studio molto più sensibile, perché è esattamente di conseguenza il gradiente è quello adiabatico, hai una. Il fin è molto más regolare. La parte esterna, ovviamente, come hai visto, il lambda ma cico, interno sono questo di avere algún no, perché in teoria. Raggio della stella non tiene molto sentito. No, qui sono chilometri, questi sono centimetri. Perché? Ah no, sì, 10 a 5 perché. Acá más o menos dice la 10 centímetros. Son los 100, 10 a la 5. No, ecco, infatti. Sono 10 a la 8 metros. 10, no, sì, 10 a la 5 chilometros. Ma qua non tiene molto sentito. Bueno, ma no, il punto era a mostrare la varia efficienza. Il problema è che afuera, essendo meno efficiente, il gradiente è meno definito rispetto al gradiente adiabatico, meno si è certo, e di conseguenza è più difficile che costruire. Se studia ovviamente rispetto a questa lambda, e más che todo si usa chiaramente un fattore di moltiplicativo, che va, e a seconda del fattore moltiplicativo me cambia ed è esattamente bien definito cuanto esto sea. Quello che podemos ver, appunto, la delta della temperatura, quello che tenemos è il gradiente adiabatico meno il gradiente che tenemos. Ricordarsi che il gradiente sono negativo, di conseguenza sería l'opposto. Quello che tengo rispetto alla referenza, ma essendo che sono negativo, cada uno deve essere meno e meno. Di conseguenza tenendo in esto moltiplicato per la lambda quello che ottengo è la con
Conduttivo. Ah no. Sin embargo, vabbè. Principalmente l'altro punto interessante è che se teniamo in pratica tre gradienti, quello che non ci interessa, il gradiente questo, che ricordo sempre è un de logaritmo naturale temperatura su un de naturale della pressione, quello adiabatico, quello reale, e questo R, cioè il teorico, se tutto il flusso fuera determinato dalla radiazione. Questo deve essere il flusso convettivo. E posso ridefinire il flusso convettivo di conseguenza come flusso totale, come 1 meno il gradiente entre quello che ottengo e quello radioattivo. Che potete vedere se questo è quello radioattivo. Questo è 1, 1 meno 1, 0, di conseguenza il flusso convettivo non è stato. Sino, essendo che se il flusso invece radioattivo è maggiore di quello adiabatico, e generalmente questo è assumibile come l'adiabatico poco arriva, questo va a essere minore. Un poco meno che 1, e di conseguenza questo è positivo e ne dà la quantità. Questo è l'altro punto sopra la in generale. La convenzione. Sì, vabbè, diciamo, adesso sarebbe mejor verla con la. Perché diciamo se connetta poco con lo de mass della stabilità, però algo della se produce un fattore di stabilità dinamica locale, però come sia, la cosa principale è il debito al trasporto dell'energia che, come abbiamo calcolato, teniamo una stabilità di H se mantiene hasta che il nostro gradiente è inferiore a quello adiabatico. Quando supera, comincia la radiazione che ovviamente, muovendo energia da dentro a fuori, entonces, permette di infriarsi mass la parte interna, staccato, non si riduce il gradiente e si va accercando sempre mass. Se baja, interrompe la convezione, generalmente, ovviamente, se si attivava, che si è una migliore situazione, conseguente, finalmente, quello che darsi lineamente mass forte, il gradiente, che è quello adiabatico, o la parte interna, dove si sente molto forte, conseguenza logra a stare esattamente al limite. Una differenza è cica, però sufficiente per trattare una grande quantità di energia perché è meno efficiente, o il gradiente va a essere molto più forte nel caso quando è meno efficiente, che generalmente la convezione nella parte esterna, nel sviluppo delle strette. H, questa parte la terminiamo, e queria terminare e esplicare tutto questo per il lunedì tenere sul canale per esplicare alcune cose. Poi pensavo di fare per rivedere alcune parti del modello, che dovesse un po' rapido, perché se ne ha prisa. A questo punto ne approfitto perché non è veramente molto importante, anche non sa entrato, perché abbiamo visto, per esempio, qua il source che veniva rientrando nel nostro discorso, ma è sempre interessante per il punto di vista della moderazione fisica.
Adesso un corso fisica, come insomma astronomia, che deve essere vero un po' come core modello fisico, deve essere